Amici, bentrovati, benvenuti a tutti all'indomani di una vittoria in un derby, cosa che era assolutamente insperata o comunque a partire dai bookmakers, insomma, era considerata l'ipotesi meno realizzabile. Invece poi succede che le cose si realizzano, è un miracolo, no? È una partita di calcio, quindi le partite di calcio sono fatte di tutta una serie di materie che sono a partire dagli episodi, però ci sono le organizzazioni, le costruzioni, le letture tattiche, e c'è l'atteggiamento con cui si scende in campo. E secondo me, grazie proprio a tutta una serie di combinazioni corrette, di letture corrette, di modo di vivere la partita, sia del nostro allenatore probabilmente che della nostra squadra, siamo arrivati a questo risultato. Questo non vuol dire che abbiamo vinto per demerito dell'Inter, però sono degli equilibri. Quindi sicuramente un Inter che partiva probabilmente, questo lo dice, lo fa intuire in qualche maniera anche Simone Inzaghi in conferenza stampa, un Inter che probabilmente un po' sottovaluta la nostra forza, e poi si ritrova a fare una partita complicata perché Pulisic fa una grande cosa, poi loro escono fuori, non come il Liverpool, ma comunque escono fuori. Il Milan tiene botta, subisce il pareggio, sì, però poi nel secondo tempo, grazie al guizzo di Gabbia e fortunatamente un giocatore che viene dal nostro vivaio, che ha il milanismo dentro, riesce, e tra l'altro che non dove, cioè insomma, non neanche il giocatore titolare, poi vedremo come cambieranno gli equilibri da qui in poi, riesce a darci una soddisfazione che francamente è enorme. Ma ovviamente, se non vogliamo diventare come certe altre tifoserie dove il derby diventa la ragione di vita, quindi si lavora per due giorni l'anno, e se invece vogliamo iniziare a diventare o capire se siamo carne o se siamo pesce, diventare adulti, diventare grandi, è chiaro che da dove si riparte, da dove si ricomincia, come si può trasformare questo campionato in qualcosa che non è stato fino a questo momento. Sono tanti gli argomenti e le cose che vanno affrontate, partendo anche da quelle che sono le dichiarazioni di Mister Fonseca, ma in generale, a prescindere da quello che lui ha detto, tra le cose che si possono trovare corrette e quelle che si possono trovare discutibili, credo che questa squadra, che adesso ha quattro impegni molto importanti ma non proibitivi, tranne secondo me quello contro il Bayer Leverkusen, che ritengo piuttosto complicato visto anche lo stato di forma del Leverkusen, però abbiamo il Lecce in casa e per me sono tre punti che devono essere obbligatori, la Fiorentina fuori casa, una partita ostica, ma abbiamo visto le difficoltà comunque della Fiorentina, che spesso va sotto, insomma, è costretta anch'essa a recuperi rocamboleschi, e poi l'Udinese in casa. Queste sono le partite di questa prima metà di ottobre. Insomma, sono partite, ripeto, tranne Leverkusen abbordabili, ma tutto dipenderà da come il Milan tatticamente e mentalmente deciderà di affrontare queste partite, perché i difetti della squadra continueranno ad esserci. Sicuramente non è il derby che li cancella. Il derby ti fa capire che puoi, nonostante i difetti, gettare il cuore oltre l'ostacolo e puoi portarti a casa la partita. Certo, questo può diventare continuità, lo si può trasformare in continuità? Non lo sappiamo. È probabile di no. Però è probabile che il nostro sarà un campionato che alternerà, che vedrà alternare delle prestazioni buone a delle prestazioni non buone, proprio perché ci sono dei difetti, e questi difetti arginarli o aggirarli è piuttosto complicato, proprio perché sono strutturali e quindi si basano tra l'altro anche su degli equilibri che gravano molto sui due giocatori della mediana, che sono pochi, che sono due e che purtroppo, cioè, sarebbe bello vederli a tre, ma
Si potrebbe anche, portando su Voss e portando in e lasciando, diciamo, dando delle chance anche a Zeroli, che non siano soltanto negli ultimi minuti di alcune gare più semplici, però sarebbe interessante vedere questa squadra nella sua conformazione più classica. Il modo di vincere di ieri, io continuo a dirlo, per quanto sia un'idea di Fonseca, quella del 4-2-4, che poi di fatto è un 4-4-2, scusatemi, il 4-4-2 che poi di fatto è un 4-2-4, ma poi in realtà quasi tutto il secondo tempo noi l'abbiamo giocato con un 4-4-2, quindi in una formula, in una versione più coperta, questo derby non è stato vinto grazie all'intuizione di Fonseca. Mi viene da dire che è stato vinto grazie alla conformazione della squadra, proprio perché è una squadra di ripartenza e perché è una squadra che quest'anno, a differenza di altre precedenti annate, riesce a trasformare, a tradurre in gol i calci piazzati, che siano calcio d'angolo, che siano calci di punizione, ovviamente non diretti. E questo, secondo me, questa è una risorsa molto importante, perché Pavlovic, perché Gabbia, perché Tomori, perché Loftus-Cheek, quando la imbrocca, insomma, sono risorse da questo punto di vista. Ma il dominio, il pressing alto, andarli a prendere vicino alla loro area, cioè i dettami del gioco di Fonseca non li abbiamo visti ieri. Non abbiamo vinto grazie al calcio di Fonseca, abbiamo vinto grazie a un calcio di Fonseca che, se davvero riesce ad adattare la squadra all'avversario e quindi giocare in maniera speculativa, in una maniera furba, sfruttando la velocità e le caratteristiche della nostra squadra, che è una squadra di contropiedisti, non di palleggiatori, allora il Milan può togliersi una serie di soddisfazioni. Ma è chiaro che serve innanzitutto serve che il mister comprenda questa cosa. Perché se dalla prossima partita noi, che è una squadra che non si apre come il Lecce, quindi che probabilmente resterà chiusa, se noi continuiamo ad essere sterili offensivamente quando abbiamo il pallone tra i piedi, questo diventa un problema, perché c'è poco da sognare continuità se tu non riesci a risolvere questi problemi. Quindi oggi noi abbiamo avuto un malato immaginario, oppure il Milan è malato, ha dei problemi. E questi problemi si possono risolvere grazie però al sostegno della società, a un mercato importante a gennaio che corregga quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto, soprattutto nel mercato estivo. Cioè c'è questa volontà di sostenere Fonseca, c'è la volontà da parte della squadra. Tra l'altro, la cosa secondo me interessante è che quest'anno, con una serie di risultati buoni, potremmo anche assistere a una rivoluzione nelle gerarchie di spogliatoio, o forse nella creazione anche di un secondo gruppo importante di spogliatoio. Perché non voglio dire che Theo Hernandez, Maignan, Leao e evidentemente Reinders, che sono stati gli interlocutori di Ibrahimovic quando ha cercato di fare la quadra intorno alla squadra, non dico che non siano più i leader, però secondo me questa è una formazione che ha bisogno di nuovi leader, ha bisogno anche di dei Gabbia, ha bisogno del milanismo, ha bisogno di italiani, ha bisogno di una serie di altri giocatori, di un Pulisic per esempio, che è un giocatore incredibilmente decisivo, ha bisogno di Morata secondo me, che, di Abraham. Questa squadra ha bisogno di una rigenerazione, ha bisogno di una trasfusione, e non di basarsi e poggiarsi sempre sugli stessi interpreti e quindi le fortune, se gira Teo, se gira Leao. No, serve secondo me altro. Ieri il derby è stato vinto grazie a un altro gruppo, grazie ad altri giocatori, grazie a chi ha più nelle sue corde il sacrificio. Poi è chiaro, in questa formazione continuerà sempre ad esserci Emerson Royal, non è che all'improvviso cambia, non è che all'improvviso come cambio della mediana non avrai più Musa, continuerai a avere lui.
e per quello dico, spero che il mercato di gennaio porti qualcosa. Però questo derby deve lasciare un qualcosa che va letto correttamente, perché se viene letto in maniera errata, ovvero vedete, siamo una squadra forte, siamo una squadra estremamente forte e quindi noi possiamo giocarcela con l'Inter, secondo me si fa una lettura sbagliata. Se si pensa che sia una vittoria di Fonseca e del suo genio calcistico, secondo me si fa una lettura sbagliata. Perché Fonseca sicuramente ha interpretato e, correndo un rischio enorme, ha giocato una partita che ha messo in difficoltà l'Inter, ma di un Inter che sicuramente non ha messo il massimo, perché con la stessa formazione noi abbiamo preso 3 gol dal Liverpool macchiandoci di una delle peggiori prestazioni di sempre. Non è solo testa lì, è il fatto che ti imbucano, è il fatto che loro hanno un controattacco, hanno un modo per annullare quella che è la tua proposta, e quindi quei 4 là davanti venivano bucati e andavamo in sofferenza. Quindi vedete come serva, secondo me, in base alla squadra, un atteggiamento che sia variabile e non contemplare per esempio il centrocampo a 3 a prescindere per qualche motivo di fissazione o talebanesimo, mi sembrerebbe sciocco. Cioè, questo è un momento chiave, siamo a 8 punti, siamo lì insieme alle altre, vinceremo lo scudetto? Non lo penso affatto, non credo affatto che il Milan possa avere la rosa per vincere lo scudetto, né tantomeno un allenatore per vincere lo scudetto o una forza dirigenziale per vincere lo scudetto. Sarà un fuoco di paglia? Rischiamo che possa esserlo se non vengono, appunto, da questo momento in poi, che rigenera, che dà nuovo sangue all'interno dell'organismo, nuovo ossigeno all'interno dell'organismo Milan, che da vittima sacrificale si ritrova in vincente di una partita storica e importantissima. Sappiate che comunque i problemi non sono risolti. E per fare adesso un percorso che sia un percorso migliore, dove siano più gli alti che i bassi, dove non ci andiamo a rinceppare di nuovo con certe squadre, ma si inizi a costruire qualcosa che possa portarci stabilmente tra quelle prime 4 posizioni, allora da questo momento in poi il Milan deve capire che cosa vuole fare da grande. E per fare qualcosa non da grande grandissima, ma da grande adulta, sicuramente ha bisogno di riflessioni e ha bisogno di capire come si affronta da questo momento in poi la stagione, cercando di ovviare, non pensando di essere forti, ma sapendo di avere dei problemi. Non convincendosi di essere una squadra straripante, ma convincendosi di essere una squadra che ha delle caratteristiche che vanno sfruttate. Perché avremo una squadra probabilmente in Lecce che non credo che ci verrà ad aggredire, ma sarà lì ad attendere. Dopodiché avremo una squadra come il Leverkusen che invece ci aggredirà, perché giocheremo anche sul loro terreno, quindi sarà complicato. O a Firenze sarà una partita complicata dove devi dare equilibrio. È un campionato complicato, mai come quest'anno, dove gli equilibri sono tantissimi. Infatti siamo tutte lì, tutte le squadre stanno lì. Non c'è una squadra che prende ed è partita, tant'è che ci sono state squadre in fiducia come l'Udinese e ancora di più il Torino, ma che difficilmente continueranno ad occupare, credo, quelle posizioni fino alla fine dell'anno. C'è molto equilibrio nel Napoli, nella Juventus, nell'Inter, nelle squadre che possono trovarlo, come per esempio la Roma che ha vinto molto bene ieri, dove Dovbyk sembra sbloccarsi. Insomma, bisogna vedere. Noi dobbiamo iniziare a vedere di più la porta, dobbiamo iniziare a creare, a capitalizzare le occasioni che creiamo, perché non possiamo continuare a tirarla in curva o addosso al portiere. Servirà un diverso atteggiamento, servirà una cattiveria. Per fare bene in un campionato servono tanti elementi. Gli ingredienti che devi comprare sono tanti, non c'è soltanto squadra forte, calciatori, allenatore, no. Serve testa, serve tattica, serve determinazione, serve cattiveria, serve la capacità di uccidere le partite nel momento in cui lo devi fare. E la partita con il Lecce sarà una partita sicuramente importante, non ovviamente un avversario improbo, ma da questo momento in poi deve switchare qualcosa.
che ripeto non ci porterà mai alla, alla vittoria dello scudetto. Non è una squadra che può vincere lo scudetto il Milan. Non, io credo che proprio non esista neanche la remota possibilità che questa squadra possa fare un percorso in Champions di un certo tipo, oppure arrivare fino alla fine in campionato. Ma questa squadra, nonostante gli enormi difetti di una costruzione non calcistica, non sportiva, nonostante tutti questi problemi, questo lo dico da tempo, può comunque performare, lo ha dimostrato ieri, sa dimostrarlo quando vuole. Vogliamo attaccarci ai primi minuti contro il Liverpool. Cioè, questa è una squadra che quando c'è con la testa, perché ha un enorme problema di testa e di fiducia, riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Speriamo che da adesso in poi nessuno dei protagonisti si fissi e si convinca di essere qualcosa che non è. In questo momento il Milan è qualcosa che ancora non è, che deve diventare necessariamente qualcosa, ma che per farlo ha bisogno di molta umiltà, come ha fatto ieri, e soprattutto ha bisogno di idee e ha bisogno di leader, sperando di aver trovato in Gabbia un leader per quanto riguarda il futuro. Grazie e ci vediamo tra pochissimo in live dalle ore 10. Grazie.